Lo spettacolo del wrestling internazionale torna a Imola con la nota dei campioni. La seconda edizione dell'appuntamento, che incoronerà il King of the Ring tra prese leggendarie e colpi ad alto tasso di difficoltà, si terrà sabato 18 in riva al fiume Santerno, nella palestra del centro Tozzona. Tra i protagonisti non mancheranno i campioni nostrani come Leon, che sfiderà Crater, la bestia di Manchester, dal peso superiore a 2 quintali, nonché King Danza, che dopo aver partecipato al film Amore e Malavite di Sergio Castellitto, si contrapporrà a star internazionali del calibro di Chris Rubber. Over it's over a 50 anni, soltanto il brodino bisogna mangiare, chiaro? Il momento clou sarà poi il grande match tra il padrone di casa Red Scorpion e Ultimo Dragon, maestro giapponese di Rey Mysterio e pluridecorato della WWE americana. Quindi lottatori di primo livello, un grande circo di uomini, se possiamo definirla così, si esibirà a Imola il 18 gennaio. Stiamo cercando di ribattere, di ripetere quello che abbiamo fatto con l'anno scorso, ovviamente rinnoviamo il parco atleti, cercando di tenere la stessa qualità di evento dell'anno scorso sostanzialmente. Gli animi si stanno già infuocando, ma attenzione a non emularli, o come direbbero negli USA, dove questa disciplina è seguitissima: don't try this at home. Assolutamente sì, noi siamo supereroi in carne ed ossa e possiamo dare un messaggio positivo, soprattutto a quelle che saranno le nuove generazioni, quindi partiamo dai bambini a cui vogliamo dare un messaggio di forza, di colore, di divertimento assolutamente positivo.